Allora, cosa stiamo preparando qua? Cosa stiamo preparando? Stiamo preparando pastéis de bacalao. Bacalao, quindi cucina portoghese qua. Cucina portoghese, anche lì, pastéis de nata. Fantastico, ovetti. E qua Davide cosa friggiamo? I pastéis de bacalao. Ah, ok, vabbè. Con la pastina, le cose qua, fantastico. E quelli sono broccoli, sono patate. Sono prezzemolo, patate e baccalà. Fantastico. Tu hai mangiato? Dai, fatti un giro, apriamoci uno. No, apriamoci uno. Pastelli di baccalà, quelli che faceva prima. Baccalà? Andatemi in due. Tocchettino. Baccalì, baccalà. Dio, cicin. Cazzo, ma è quasi distrutto. Diamo l'assaggio. Sì, questi sono pastelli di baccalà. Infatti che la roba fritta ci sta sempre. Minchia, vecchio, buonissimi. Spinge. Dario li sta già puffando. E praticamente? Vabbè, ora è solo cipolla. Abbiamo gli inservienti qua che sistemano, gli sguatteri, bravi. Lavorate con le cipolle. Ma cioè, ci sono coltelli più belli, Dario, di quella cagata. Guarda questo. Nice, thank you, grazie. Fobo, mi fai vedere un secondo il bestio lì? Il figlio. Il figlio, guarda qua, il tastassal. Quando ci vuole, ci vuole. Steve, facci una piccola descrizione. Risotto tastassal, subito arriva il risotto. Mit Stokatzen alla veronese, way way. Fantastico. No, ci ho messo il dito. Ah, ragazzi, un cibo molto, un piatto molto saluto tipico. Saluto sempre la mia fanbase. Dai, che per le forchette come facciamo? Un po' per esatto. Ritornerà la rubrica come l'avevamo chiamata. Esatto, arriverò appuntamenti storici scaligeri. Ritornerà perché dobbiamo fare il test di una nuova volta. Scusa, cioè, giusto, ragazzi. Qua, esatto. Dico qua, lancio la bomba. Qua abbiamo un piatto molto tipico. Sì. Che adesso Alberto. Abbiamo. Però lo sono diventato molto di più. C'è la Portogallo, sai? C'è la forchettina. Tu ce l'hai? Ora arrivano le cose. Chi è che manca? Manco io? Me ne ho fatto un abbondante. Giovanni. Sì, ma dopo arriva, cioè c'è un botto di roba. Abbiamo aggiustato le porzioni. Ma ora arrivano con altri. Oh, le. Che carino sto piattino. È spontaneo. Tanti auguri di buon compleanno. È il primo. È il primo quarto di secolo è andato. Speriamo che questo regalo. Bravo! Bravo! Sei vecchio. Tu più di me. Speriamo che questo regalo sia più aggiornato e non contenga il Piemonte Calcio. Il Piemonte Calcio? Confidiamo che ora che avrai più tempo libero, disoccupato, migliorerai le tue doti con i joystick e potrai finalmente battere Lorenzo 4-1 oggi. Ok, sappiamo chi l'ha scritto. Ad altri 25, sempre così in forma, un abbraccio da tutti quanti. A tutti quanti. Te lo meriti, te lo meriti. È tutto tuo, capo. No, quella dopo me la ridai. Un obiettivo da 600 euro. No. Lo vendo subito. 1300. 1300, non a sé. Cos'è secondo te quindi? Su Temu. Quindi l'obiettivo su Temu. Vediamo. No, non è un obiettivo. What? No, non è davvero, è un'altra cosa dentro. No, metti via. Che già avevi. Non ci credo. Ma non è FIFA. No. Tranquillo, ciao. Spero che fatto. Bevo, buttei. Aprilo! Te l'ho detto, cioè, ormai c'è, cioè, capito male. È davvero la chiavetta, questa era questo pretendimento. Ci va a scalare, ogni scatola vale sempre meno. FIFA 2004, esatto. Con Ronaldinho. C'è una Goleador. C'è una Goleador dentro. Tanti auguri a te. Al contrario, è successo qualcosa. Ah, la peglia al contrario. Oh. È geniale.
ma è tuo. Il tortino. Devo dire? Sì. Chiede a Sabrina. Sì, cos'è che era? Ma che era? Dai, Joe! Tieni su quel braccio! Eri così basso! No, ho detto che mi alzavo in piedi perché non sto in basso. Tocca a te, Oli. Tocca a te, Oli. Scusate, cioè posso avvicinarmi o posso... Puoi fare anche un passo in avanti te. Però e dopo... E tenere le braccia così, capito? Sì, te io dico... E chi ha perso? Ma fa cagare te. Finito, pronto, pronto. Tanti auguri. Senza cannella perché... Ah ragazzi, dopo la festa bisogna buttare via tutta la roba. Non ho neanche fatto l'altro ieri tra una roba e l'altra. Stanco, stanco, morto. Ho mangiato alla fine quel risottino al tastasal, buonissimo ragazzi, spettacolare. Poi ho giocato un po' a FIFA e a ping pong, Mortal Kombat. Insomma una seratina abbastanza in chill, non siamo usciti. E io vi invito a mettere mi piace, commentate, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo per il prossimo video domani alle 11, cioè adesso, come al solito, solite raccomandazioni.